Entri l'ultima catena. Partiamo da Arnaldo con giapponese S bacchette. Arnaldo. Sushi. Sushi è un cibo giapponese e con le bacchette si mangia il sushi. Se uno le sa usare. Se uno le sa usare. È sushi. Ok, Arnaldo. Allora, Ivan. Bacchette. B. Carica. Batteria. Le bacchette si usano per suonare la batteria e sì, la batteria si mette in carica, la carica della batteria. Per esempio quella del cellulare. Sì. Vediamo. Batteria presa. Adesso Silvia. Carica. B. Salotto. Silvia. Gioco il jolly. Giochiamo il primo dei due jolly. Carica, io, salotto. Poltrona, poltrona. La carica, una poltrona. Dare la carica, poltrona. Silvia. Poltrona. La poltrona è la carica, appunto. Carica. E la poltrona sta in salotto. Insieme al divano. Insieme al divano. Presa. Ok. Il solito bilancio alla fine del primo giro. Vedi 97.000 euro in montepremi intatto e ancora un jolly da giocare. Ripartiamo da Arnaldo con salotto. B. Pasto. Arnaldo. Gioco il jolly. Secondo jolly, salotto, B, U, pasto. Buono pasto, però salotto buono? Buono, salotto buono? Arnaldo. Proviamo buono, un buono pasto e un salotto buono, nel senso come a livello sociale. Sì, anche in questo senso può essere. Vediamo. Presa, Arnaldo. Naturalmente il salotto buono può essere anche quello, quello della zia, diciamo così, no, che uno apre in certe situazioni. Però il salotto buono è anche utilizzato, come nel senso che dici tu, nei salotti buoni, cioè dove si prendono le decisioni. Sì. Cioè. Ivan, pasto. V, posa. Ivan. Direi vino. La posa del vino è ciò che si deposita in fondo alla bottiglia, fondo alla bottiglia e bere del vino a pasto. O... Sì, o vino da pasto. O vino da pasto. Di non grandi pretese, diciamo. L'applauso della sua Silvia, che adesso prova a chiudere la catena. Posa. P. Finta. Silvia. Prova. Ho provato. Prova, finta, vediamo.
purtroppo no. Però c'è una seconda lettera che entra per Arnaldo. Posa, pielle, finta. Arnaldo. Plastica. Una posa plastica. Una posa quando plastica. Uno assume un atteggiamento da statua. E sì, poi plastica. Darsi delle arie. Sì. E plastica è una cosa finta. Si dice quando. Fiori di plastica. Fiori di plastica. Finti, sì. Per esempio. Vediamo. Sì, che è plastica. Bene, Arnaldo. Abbiamo chiuso la catena conservando un gran bel montepremi, 48.500 euro. Andiamo all'ultima parola. Giochiamo insieme come ogni sera, amici, partendo da finta. C-O, O finale. Terzo elemento. Ok, bravo. Allora, no, una finta. Un contatto, quando fai una finta. Cioè, nel calcio, fare una finta e fare un controllo. Allora, sicuro non è una cosa che sia finta, riferito. Finta. Alla, una cosa finta, sì. Una finta come se tu fai qualcosa che però non vuoi fare. Contatto. Sì. Controllo. Controllo. Una persona finta, un complotto, no, una persona finta, una persona... Un complotto? Sì, riferito ad una persona finta, falsa. Una persona falsa è una persona collegio. Contorno. Contorno. Conto. Finta, fare una finta, fare finta di, quindi... Controverso. Conflitto, no. Conflitto. No. Collaudo. Finta è qualcosa che... Collaudo. Collaudo. Una finta o no? Finta è qualcosa... la finta del... Colletto. Colletto. Collegio, controllo. Coraggio. Coraggio. Finta, un modo di dire con finta. Fare finta di... fare come se contratto se, continuo finta di continuo a livello calcistico a livello calcistico contatto mi viene contatto quando però fare una finta in realtà è fare un colpo fare una finta fare un colpo fare finta che cosa può significare? Cioè a che cosa lo possiamo costretto, abbinare? Continuo. Corto. Andiamo. Eccoci. Sì, per forza. Compriamo il terzo elemento. Compriamo il terzo elemento. Sì. Allora, dimezziamo. E abbiamo un montepremi sempre molto alto, 24.250 euro. Ecco il terzo elemento. Mente. Contatto con la mente, avere un contatto. Contatto. Connesso. 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 Con finta. Finta, connesso, no? Colpo, che dicevamo prima. Colpo di mente, no. Avere una mente, controllo della mente. Controllo. Controllo della mente. Controllo della mente. Una finta, però. Una finta. Un controllo calcistico potrebbe essere una finta, ma un po' forzata. Una persona che mente, nel colto, senso... Colto, una mente colta. Colto, ma con finta. Colto nella finta. Mente come mentire. Mente come mentire, nel senso una persona che mente. Quindi? Abbiamo controllo, abbiamo mente... Contatto, no. Contatto. Secondo me no. Contatto con la diciamo? Mente. Mente. La mente è comunque un controllo, potrebbe essere. La mente controlla il nostro organismo. Sì. La finta di controllo. Controllo. Ivan, sì. Attenzione, qual è la parola di stasera? Diciamo controllo. Togliete le cuffie.
controllo. Come la leghiamo? Si dice che di avere il controllo della mente, o comunque la mente ha il controllo del nostro organismo, in quanto organo principale. Nel gergo calcistico può esserci una finta di controllo, quindi un modo di controllare il pallone attraverso una finta. Tu ti diverti col mentalismo. Sì. È uscita proprio la parola mente. Finta. Dicevi, a calcio si fa la finta. Solo nel calcio? No. No. Fare finta. Fare finta di. Fare finta di qualcosa. Fare finta che. No? Molto nei giochi anche dei bambini, ma anche. Anche nella vita degli adulti si può far finta che. Fare con. Soprattutto però nel gioco. Vedi, la mente, il gioco. Fare finta. Fare. Allora. Ti piace il mentalismo, ma nella mente cosa succede spesso? Che si fa a mente. Conto. Si fa a mente. Conto a mente. Il conto a mente. Però la finta. Conto. Che si fa a mente? Si fa un. Conteggio. Conteggio, finta, no? La parola di stasera, del valore di 24.250 euro, è. Conto. Detto. Un conto a mente, Silvia. Oppure fai finta che, fai conto che siamo già arrivati, fai conto che, fai finta che siamo sulla Luna. Era in questa direzione. Comunque complimenti per essere i nuovi campioni, domani ci riproviamo.